che non vanno bene così, non so. Che è bello rivedere alcuni visi amici, quindi è bellissimo essere qui. Per chi non mi conoscesse, io mi presento, sono Monica. Provo a presentarmi. E fa nulla, faremo questo rumore, avremo un po' la voce, eh? Probabilmente sì, potrebbe essere. Per chi non mi conoscesse, sono Monica Campoli e sono una conduttrice TV dell'emittente televisiva La QTV Abruzzo e Molise, canale 12 del digitale terrestre. Io ci tengo subito a ringraziare Daniele Colì, che è il Calì, che è il proprietario dello stabilimento Stella Marina, e ci tengo a ringraziare Piacentino Dostilio, presidente dell'associazione culturale Amare Pescara. Va via ogni tanto il microfono. Va meglio così? Perché ci hanno permesso di fare questo evento e ci stanno ospitando. Siamo qui questa sera per la presentazione del libro di Annalisa Potenza, il libro di poesie Voi dal passato. Voci dal passato. Annalisa Potenza, oltre che essere una mia grande amica, è una docente, una scrittrice, una pittrice e una counselor di Pescara. E alcune poesie tra poco saranno lette dagli autori del movimento artistico e letterario Creazionismo per una nuova era, che è un movimento che è stato proprio ideato da Annalisa e del quale anch'io faccio parte, e poi Annalisa ci spiegherà di cosa si occupa. Ringrazio anche Francesco Minniti, che è qui sulla mia destra, pittore, autore, interprete di testi, e lo ringrazio perché ci accompagnerà con della musica durante la lettura delle poesie, giusto? E perché accompagnerà anche i testi di Aurelio Aceto. Ora io vorrei dare la parola a Piacentino Dostilio. E non so se arriva il microfono, Piacentino, lì da te, ci proviamo. Grazie, solo due parole perché la serata vede vari interventi. Intanto ringrazio voi per la presenza, in primis Daniele Calì, che ha messo a disposizione il suo stabilimento per questi eventi estivi, altrimenti avremmo rimandato il tutto a settembre, dove abbiamo la sede associativa in via Malagrida. Vedo in mezzo al pubblico parecchi personaggi, scrittori, poeti che già hanno frequentato la sede dell'associazione culturale, e li ringrazio per la loro presenza, così come ringrazio Annalisa Potenza, professoressa, per aver creato questo bellissimo evento. E io direi di lasciare a te la parola, perché ci debba far conoscere questo interessante libro di poesia. Grazie. Grazie ancora a Piacentino Dostilio. Prima di passare la parola a Annalisa Potenza, iniziamo subito con la lettura di una poesia tratta proprio dal libro Voci dal passato. Parliamo lo stesso. È lui che sta facendo qualche casino. Fa nulla, lascia il rumore, ma almeno si sente un po' il microfono. Allora, prima di dare parola ad Annalisa Potenza, partiamo subito leggendo una poesia tratta dal suo libro Voci dal passato. È la prima poesia posta all'inizio del libro, che introduce poi tutte le altre. La poesia si intitola Voci dal passato. Chiamo a leggerla Giulia Di Giampaolo, maestra e interprete di fiabe e favole. Voci dal passato. Voci dal passato, storie di popoli, immagini di terre lontane tornano. Fili inconsapevoli ci legano a chi abbiamo dimenticato. Le ascolti da un libro, da una poesia, da una canzone, da un'immagine, da un quadro. Non vedi, ma sei osservato. Non senti, ma sei percepito. Voci di familiari, di avi. Voci di... Voci di chi sul sentiero dell'esistenza ci ha preceduto a ricordare che nella vita non si è solisti, ma si fa parte di un unico coro.
sbaglio quello che c'è scritto, no? Che nella vita si fa parte di un unico coro. Adesso Annalisa, io vorrei parlare con te e vorrei chiederti come è nata un po' l'idea di scrivere questo libro, perché il titolo Voci dal passato. Allora, innanzitutto grazie a tutti per essere qui. Molti di voi mi sentite? Sì. Ok, anche lontano? Ettore, mi senti? Ok, grazie. Allora, molti di voi li conosco e altri no, ho avuto il piacere di conoscere questa sera e sono veramente molto contenta. E dirò che sarò abbastanza breve perché fa caldo e l'importante è dire cose essenziali, ma spero buone. Allora, ho deciso di scrivere un libro, diciamo un po' storico, dedicato agli autori del passato, perché in effetti la storia è sempre lì pronta a insegnarci qualcosa. Quindi ho scelto una cinquantina di personaggi tra filosofi, musicisti, scienziati e così via, che hanno dato un po' un esempio, e ogni poesia reca il nome e il cognome del personaggio. Dicevo, la storia ha da insegnare qualcosa, è magistra vitae, come dice Cicerone l'oratore, per chi vuole ovviamente apprendere gli insegnamenti e non fare sempre, ripetere sempre i soliti errori, perché purtroppo la storia non per tutti è maestra di vita. Lo sappiamo infatti che ci sono determinati errori oppure orrori che vengono ripetuti in maniera ciclica, continuativa, non cambiano nulla. Guerre, femminicidi, omicidi e quant'altro. Quindi io penso che questa civiltà occidentale, e mi riferisco soprattutto all'America e all'Europa, dietro questa facciata di luccicante benessere, di consumismo, in realtà cosa c'è? Il vuoto dei valori. Cioè, non c'è nulla, e voi lo sapete meglio di me. O meglio, ci sono determinate persone che sperano, cercano di costruire qualcosa di positivo, mentre altre invece si divertono a demolire, a uccidere. Tutto a posto, posto. A uccidere, a demolire. Quindi io non vorrei essere pessimista come un Eugenio Montale che dice che la storia non è magistra di niente che ci riguardi. No, la storia ha sempre da insegnare qualcosa. Solo che non possiamo continuare imperterriti a ripetere i soliti errori, perché altrimenti cosa succede? Quando una società arriva all'apice del benessere, come insegna Giambattista Vico, poi c'è il crollo dei valori. È la cosiddetta legge della enantiomia, che conosce sicuramente, conoscete tutti quanti, di Eraclito, poi ripresa da Jung, che è la corsa verso l'opposto etimologicamente. Cioè, che cosa succede? Quando c'è il troppo, o psicologicamente, o dal punto di vista sociale, o dal punto di vista storico, c'è il troppo, e in questo senso in senso negativo, arriva qualcosa, qualcuno che dice stop, dice basta. Può essere la natura che dice stop, non voglio essere inquinata. Può essere qualsiasi evento che dice stop. Quindi impariamo ad attingere dalla storia e diamo voce a questi autori, personaggi del passato che ci insegnano sempre qualcosa. Io mi sono permessa di onorarli questa sera dando loro voce attraverso gli autori, la voce degli autori di creazionismo per una nuova era, che ringrazio con tutto il cuore. Grazie Annalisa. La prima voce infatti che sentiremo è quella di Manuela Di Dalmazzi, scrittrice, poeta e avvocato.
che legge una poesia sempre del libro Voci dal passato. Søren Kierkegaard. Dove corri, uomo? Dietro a incolmabili piaceri, dietro a insaziabili sensi, poche briciole per bocche affamate. Come ti senti, uomo? Che speri di trovare? Nelle leggi un freno a impellenti desideri, a una sfrenata libertà che ha il suo limite, che ha il suo limite nell'imposizione dell'altrui rispetto. Chi pensi di diventare, inseguendo l'illusione di un potere che mai, mai potrai avere, finché crederai di bastare a te stesso? A quale forza pensi di attingere, se la fonte del tuo cuore è prosciugata? Torna a farla vivere, a colmarla dell'acqua, di quell'unico amore capace di dissetarti. Allora finirai di rincorrere chimere, non avrai più bisogno di leggi o divieti, perché l'unica guida sarà la tua anima, perché l'unica guida sarà la tua anima. Grazie a Manuele Dammazzi. E continuiamo adesso con Alessandro De Cerchio, poeta. Viene Alessandro. Simone de Beauvoir, mille domande nella tua mente, mille quesiti a cui dare risposte sul motivo della disuguaglianza fra l'uomo e la donna. Biologia, tu non giustifichi la predominanza di una specie, non stabilisci la supremazia di fisico e mente. Filosofia, tu non esalti le qualità dell'uno piuttosto che quelle dell'altro. Fu solo prepotenza a rendere la donna dell'uomo schiavo, come la stessa terra che lei coltivava. Tu, femmina, oggetto umano, costretta tra le mura di casa, relegata a perpetuare la specie. Tu, così sensibile e delicata, senza pietà alcuna umiliata, va via, strappa le catene, allontanati da chi ti vuole solo possedere. Ricorda che l'amore che l'altrui libertà non rispetta è solo un amore malato. Ricordate che l'amore che l'altrui libertà non rispetta è solo un amore malato, proprio così. Adesso andiamo avanti con Carlo Di Carlo, poeta, che ci legge Giacomo Leopardi. Grazie per il poeta. Ricordo che stasera, l'ultima sera, ad Oppidum Crecchio, la mia Crecchio e la vostra Crecchio, perché Crecchio è un paese nel mondo aperto a tutti, quindi vi invito a visitare i nostri 2000 ettari di terra racchiusi in mezzo chilometro quadrato, che è il centro storico. Qualora riusciste a venire, mi farebbe piacere. Allora, leggo una poesia di Giacomo Leopardi, il poeta recanatese del centro Italia come noi, ci onora di questa bellissima poesia che umilmente leggiamo. Anni trascorsi nella prigione della mia casa, asfittico luogo per chi vuole conoscere il mondo. Giorni passati sui libri, a trovare risposte all'umana condizione, alla ricerca del senso di un'esistenza che prima ti innalza e poi ti getta in basso, sempre più in basso, finché il buio ti ingoia. Dove stai andando? Dove pensi di arrivare, umanità che di piccoli progressi gioisce, che credi di essere immune da ogni malanno, di poter vivere beata come in un sogno? Chi pensa di avere in tasca la verità,
di essere padrona di se stesso e del mondo, si sbaglia. Prima o poi, dal vulcano la lava scenderà a bruciare le facili aspettative, ad annientare le radicate certezze. Sopravviverà chi saprà guardare negli occhi madre natura, non avrà timore della sua devastante potenza, della vecchiaia, della malattia, della morte, consapevole che solo il patto di solidale fratellanza riuscirà ad alleviare l'atroce sofferenza. Grazie a Carlo Di Carlo. Adesso continuiamo con Annarita Pasquinelli, promotrice culturale che legge Cristoforo Colombo. Grazie, buonasera a tutti. Cristoforo Colombo. Il mondo non finisce per chi ama scoprirlo. Ad ogni suo giro sfumano i confini, gli spazi si dilatano. Lo inseguo, il passo è corto, continuo a fuggire, la mano è protesa, non arriva. La brama si accende, sulle proprie conquiste una bandiera lucente. Cosa c'è al di là del mare? Quale stella oltre l'orizzonte? Sospinto dal soffio del vento, sull'oceano scivolo, proiettato verso l'ignoto, alla scoperta del mondo, o forse alla ricerca di me stesso, della mia anima innamorata di un sogno. Grazie. Grazie a Annalisa Pasquinelli. Grazie di nuovo a Annalisa Potenza che ci sta permettendo tutto questo. E adesso chiamiamo Rosetta Clissa, poeta, scrittrice, promotrice di arte e cultura, vicepresidente dell'associazione Rudo. Legge Martì Lutero. Grazie Annalisa, grazie di cuore per questo invito. Sognasti uguaglianza, fratellanza, solidarietà, amore, collaborazione. Sacrificasti la vita per una causa ostacolata, per cancellare discriminazione e segregazione, brama di profitto, volontà di sopraffazione, di rubare la vita dell'altro, il suo corpo, la stessa sua anima, che al cielo la propria schiavitù urla. Nessuna legge prescriva che un uomo a padrone del proprio simile si erga, lo sradichi dalla sua terra, lo espropri della sua libertà. Sognavi una nuova strada, un'altra sorte per chi amavi. Lunga è la strada da percorrere, vi è tanto da cambiare in chi si ritiene evoluto, civile e superiore, ma ha solo una pietra al posto del cuore. Grazie, ringraziamo di nuovo Magali Del Mazzi, Alessandro De Cerchio, Carlo Di Carlo, Annalisa Pasquinelli e Rosetta Clissa. Adesso Annalisa, torno da te, perché come dicevamo prima tu sei l'ideatrice, la fondatrice di questo movimento artistico letterario Creazionismo per una nuova era. Se ci spieghi cos'è e qual è il nesso con il libro Voci dal passato e qual è anche l'ultima iniziativa che avete e abbiamo fatto. Allora, molto in breve anche questa volta, perché ci squagliamo come il gelato. Allora, intanto grazie per questa bellissima lettura delle poesie. Ringrazio gli autori del movimento e non solo, anche tutti presenti. Allora, direi che il nesso tra il libro e in genere quello che scrivo e il gruppo letterario che abbiamo alla fine ideato tutti insieme, perché ci si ritrova tra persone che la pensano con uno stesso sentire, diciamo il substrato è questo nesso, è evidente, è forte ed è comune a tutti gli autori stessi del movimento.
cioè il portare alla luce determinati valori importanti e a diffondere attraverso il mezzo artistico e letterario. E noi, come gruppo artistico letterario, per chi non dovesse saperlo, abbiamo scritto un'antologia in 80 circa tra scrittori e artisti che l'hanno illustrata, che si intitola Oltre il conflitto, una nuova visione. E questa antologia la stiamo distribuendo man mano nelle scuole. Ora, la quarta parte di questa antologia tratta proprio la gestione del conflitto. Come gestire quindi un conflitto, oltre ai soliti metodi conosciuti di negoziazione che prevedono la parola, attraverso anche un'educazione, l'educazione alle emozioni, cioè proprio al sentire l'altro non come diverso da sé, ma come parte di sé, come un noi, come un coro, come diceva appunto, leggeva la nostra amica Giulia Di Giampaolo. Quindi abbiamo capito che sarebbe il caso di introdurre nelle scuole una didattica che prevede l'attenzione proprio all'educazione, alle emozioni, la didattica proprio delle emozioni. Perché questo? Perché è diventato preponderante l'esigenza educativa, cioè tutti i docenti sono educatori, però in questa fase diciamo così delicata della storia dell'umanità, in cui sfioriamo la terza guerra mondiale, veramente l'educazione diventa il cardine. È una cosiddetta soft skill che prevede la comunicazione, la relazione empatica, tutto quanto, ed è assolutamente da privilegiare. A questo proposito abbiamo scritto un documento che a breve sarà inoltrato al Ministro della Pubblica Istruzione Valditara, che prevede l'introduzione di questa educazione all'intelligenza emotiva nelle scuole. In realtà un documento simile è stato già scritto 4 anni fa, però diciamo non è stato preso granché in considerazione da parte dell'allora Ministro della Pubblica Istruzione, non si sa per quale motivo, anche se non c'erano oneri per, come al solito, per la scuola, no? Non sappiamo per quale motivo. Noi riproviamo, e dico noi perché ho conosciuto altre realtà, come per esempio l'Artedo, oppure la Rete delle Scuole dell'Empatia della dottoressa psicologa Rosanna Schiralli, che contemporaneamente si stanno riattivando. Quindi speriamo che questa educazione sia introdotta. E un'altra cosa voglio dire: l'intelligenza emotiva è importante, la relazione, l'empatia, l'umanità, perché per prevenire il conflitto e le guerre ci vuole assolutamente quello. Una cosa importante è che dovrebbe dire in realtà un dottore, un medico, io sono una semplice insegnante, è che sì, l'intelligenza parte dal cervello, per l'amor di Dio, però noi abbiamo un altro cervello che è qui, è il cuore, che ha un campo elettromagnetico fortissimo, e nel cuore sono state scoperte da alcuni scienziati e medici, tra i quali la dottoressa Silvia Di Luzio, cardiologa qui presente, che saluto e ringrazio, che tra questi scienziati hanno scoperto queste cellule che sono in grado di riequilibrare le funzioni del cervello. Perché sappiamo che il cervello non ce la fa, soprattutto quello limbico, quello rettiliano, dove ci sono gli istinti primordiali, non ce la fa a gestire la neocorteccia, che nella filogenesi è la parte più evoluta, dottoressa, sto dicendo bene, non ce la fa a gestire tutti gli input che provengono da queste parti più arcaniche. Invece questo cuore, attraverso determinati metodi, che concludo, come la mindfulness, la meditazione, visualizzazione guidata, tanti metodi che portano la persona in stato alfa, uno stato di tranquillità introspettivo, questi metodi, anche la poesia, perché la poesia o la scrittura creativa oppure la scrittura terapia portano la persona a guardare dentro di sé
e la condizione per poter gestire il conflitto con l'altro, diciamo la condizione per potersi relazionare all'esterno, è prima di tutto avere un buon rapporto con se stessi. Qui concludo e ringrazio ancora i poeti che daranno voce ad altre poesie. Grazie. Grazie ancora Melissa. Adesso, prima di andare avanti con la lettura delle poesie, c'è un intermezzo teatrale che vede coinvolti Francesco Minniti e Aurelio Aceto. Ci sono due testi, una canzone intitolata Parla pure che non ti ascolto e la lettura intitolata Carlo Ansiogeno e intelligenza forte debole. I due brani sono interpretati da Francesco Minniti, autore delle musiche, e Aurelio Aceto, autore dei testi, e toccano principalmente il tema della difficoltà di dialogo, della mancanza di ascolto attivo tra le persone, una difficoltà che si protrae fino allo spazio cosmico nella lettura che segue la canzone. Il testo ironico, No Sense, attraverso un forzato cerchio narrativo, viene cucito alla canzone, ricondotto al tema della difficoltà della parola, una parola perduta, difficoltà nell'ascolto, nella comprensione, sotto scacco ormai dell'intelligenza artificiale. Francesco Minniti e Aurelio Aceto. Sì. Thank you.
sesto di Bari in sequenza binaria. Terza e quarta leva, accensione, avio. Detto 1-0, 1-0, sferza. Ogiva l'ogiva. Spin di Codrione, vai. Password di alzata, muri al di là, errata. Andromeda a terra, terra qui Andromeda. Capitano Carlo ansiogeno, rispondi terra, rispondi. Digitale analogico, logico, illogico. Bit 0, una conica. Bit 1, rotore, rotore, trasduttore, run off, run on, run fare. Reset, doppia sistole, deviatore tattile, quattro di cablaggio in remoto, composizione fuoco, elio più azoto. Bit 0 avvia, sbagliata, respinta. Bit 1 stantio. Bit 0, bit 1, diodo ad acido urico, epicicloidale, valvola spirale. Password, password, testa d'app, respinta, testa piatta, respinta. Bit 1, bit 0, rapidi, rapidi, alfa esatta, respinta, bit, bit, ciclo intero, Andromeda a terra, 1-0-0-1-0, chiave di torchietto, mezzo giro più un filo, alba astratta, respinta, bloccata. Sono algo, sono intelligenza artificiale. Forte debole, forte debole. Sono fisico, un residuo di Carlo ansiogeno. Sogno un corpo liscio, pelle bionda e capelli butterati. Devo mettermi a punto. Password di tutte errate, Carlo. No, tu hai azzeccata una, bastava scriverle. Invece tu affidato alla memoria, ma quella si sa, inganna, distorce, perde pezzi strada facendo come vecchio, sgangherato, maciullato metalloide, satellite in disuso. Verso un luogo di nullità cosmica, bit 0000 fondo nero. Intelligenza forte la mia che deriva da un'intelligenza scarsa, o se vogliamo da una stupidità robusta, vigorosa, grossa. Gravità al quadrato 2.00, intelligenza forte e stupidità forte. Bit 1 meno 1 0 1 0 0 1 più nessuno. Autocoscienza, bit bit, intelligenza forte, autoconsapevolezza, bit bit, intelligenza forte, autodistruzione, zit zit. Azzeramento software di neurodeficienza, pazienza, 3 giri in preallarme CG, più 1 di rimpiazzo, 6 di valenza. Andromeda qui terra. Procedura di recupero, password difficile, in via di rilancio e barra primordiale, specchio catartico, inclinazione 30 gradi Celsius Fahrenheit, devo mettermi a punto. Nitroglicerina, posizione di scoppietto, sgancio, conformazione a triangolo, a quattro lati ortogonali uguali, devo mettermi a punto. Attesa, in assetto ciclico, in senso antiorario, lancetta piccola, un decimo, lancetta grande, un quindicesimo, riduzione renale, sinusoidale, lancetta dei secondi, fuori. Password di recupero, postura adatta, respinta, voce rarefatta, respinta, ultimo tentativo, recupera strascico, leva di contralto, magnete attivo, voce adatta, respinta, bloccata. Andromeda, qui terra, qui terra. Complimenti a Francesco Minniti e Aurelio Aceto, quindi ancora un applauso per loro due. E adesso andiamo avanti continuando le poesie sempre tratte dal libro Voci dal passato, grazie, di Annalisa Potenza. Continuiamo con Lucio Vitullo, poeta e scrittore, che legge Gabriele D'Annunzio. Se ti ricordi abbiamo fatto un evento insieme 5 anni fa. Beato l'uomo che del contatto con la natura gode, nel suo braccio si immerge, ne ascolta il respiro, ne ode le parole, grembo nel grembo, vita nella vita. Beato l'uomo che al mondo offre il suo valore, con le sue imprese lo glorifica, lascia tracce di sé ovunque passi,
o della folla pronunciare il suo nome. Superiore è l'uomo che dalla bellezza di tutto trae piacere. Colleziona opere d'arte, ville e case, donne e fanciulle, e alla sua vanità erige un trofeo. Misero è l'uomo che accumulando beni e fasulle vittorie fugge alla vera sua condizione, che non consiste nel godere, ma nell'amare e servire. Grazie a Lucio Vitullo e continuiamo con Maria Gabriella Ciaffarini, docente di filosofia, musicista, poeta, presidente dell'Associazione Culturale Sinergie d'Arte. Vieni assolutamente. Sono una voce fuori dal corpo. No, scherzo, nel senso che è una dimostrazione che nel gruppo c'è una pluralità di intenti, ma che però confluiscono tutte alla fine negli stessi valori. Quindi, vabbè, io sono inseparabile dal mio cellulare. Questa è una poesia molto interessante che mi ha intrigato tanto, che è dedicata a Friedrich Nietzsche. A lungo l'ho cercato. Non l'ho trovato. Non so dove si fosse nascosto, forse si era ritirato per infelicità, per disgusto, perché è troppo provato. Dio è morto, lungo le strade sepolte dalla polvere delle armi, negli occhi atterriti di un bambino, nelle braccia della madre che l'ha perso, nei corpi divorati dalla fame, nelle mani di un mendicante. Dio è morto. Nella voce di chi incita all'odio, di chi consacra la vita al piacere, di chi ripone le sue certezze nel denaro, di chi considera l'altro un mezzo. Ogni giorno muore, nello sguardo altrui indifferente, nella mancanza di solidarietà, nella mancanza di compassione. Ci ha lasciati alla responsabilità delle nostre azioni, alle conseguenze dei nostri comportamenti. A noi concesse la sua fiducia, a noi spetta ritrovarla. Grazie a Maria Gabriella Ciaffarini, continuiamo con Sandra De Felice, poeta e scrittrice che legge Adda Merini. Uccellino esser chiuso in una gabbia. Hanno tentato di imprigionarti, hanno tentato di spezzarti le ali, ma riuscivi sempre ad evadere, a scappare dal luogo della tua dannazione. Non era la mente la tua prigione, ma quel che gli altri avevano creato per te, chi non ti capiva, chi ti considerava diverso da sé, credendo di essere normale. Alla poesia affidasti il compito di testimoniare la tua condizione, affidasti il tuo cuore, i tuoi tumulti, le tue passioni, le parole che il mondo ti negava e tu volevi gridare. Nella poesia ritrovavi te stessa, l'assenza di giudizio, la pace interiore, non un dito puntato, solo quel puro amore che dagli altri ti fu negato. Grazie a Sandra De Felice, continuiamo con Assunta di Basilico Sicchetti, psicologa, mediatrice familiare, musico e antiterapeuta, presidente di Essere Oltre, associazione contro le malattie neurologiche e degenerative. Buonasera a tutti. Non poteva che capitarmi questa poesia, forse a caso, dedicata a Carl Gustav Jung. 10, 100, 1000 immagini, universo senza fine, memoria di un'umanità in evoluzione,
immagini comuni a tutti gli uomini, immagini personali sul davanzale della mente. Mi affaccio sui miei sogni, sui miei desideri, sulle mie paure, sui risolti problemi. Davanti a me è lei, l'immagine, prospettiva aperta, soluzione improvvisa, chiave per aprire la porta e accedere al mistero dell'inspiegabile, dell'incomprensibile, dell'indefinibile, chiave di uno sterminato regno. Varcando la cui soglia conosco me stesso. Autrice Annalisa Potenza. Grazie all'assunta di Basilico Sicchetti. Io vorrei leggere una poesia scritta nel libro di Annalisa Potenza, Voci dal passato, dal titolo Gesù Cristo. Nascere e avere la responsabilità di portare luce nel mondo. Secoli di guerra testimoniano l'ignoranza di quanti non si riconoscono fratelli, di quanti non vedono nell'altro se stesso. L'indifferenza lastrica strade e contrade, l'arrivismo e l'arroganza erigono palazzi, la brama di possesso ne pone le fondamenta. Soffia indomito il vento, popoli contro popoli, fratelli contro fratelli. Venisti al mondo per portare consapevolezza. Nessuno è solo, nessuno è del proprio vicino nemico. Siamo un'unica famiglia, originata dalla medesima fonte, quella che splende nei nostri cuori, quella che ci rende anime immortali, la fonte divina. Adesso l'ultima a leggere la poesia è Lucia Zito, docente e critico letterario che legge la storia. Facciamo un applauso per Lucia. Allora, sono onorata di leggere questa poesia perché credo che sia rappresentativa del momento storico che stiamo vivendo, perché la storia non è solo un insieme di accadimenti, ma anche, come detto Cicerone e anche Tito Livio in Storia Magistra Vitae, ma è anche storia delle emozioni. Bisognerebbe imparare, appunto, come già Annalisa ha detto, a lavorare di più sulle emozioni, perché la storia non è solo storia di fatti, ma anche storia di persone, e affinché tutto ci possa insegnare a vivere più degnamente questo momento. La storia. Sul libro di un'umanità alla ricerca di se stessa, la storia scrive il suo racconto. Repentini cambiamenti, tensi avvenimenti, immortalati da una testimone attenta, muta ma in ascolto, distaccata ma non indifferente. Un racconto scritto senza penna, non più su fogli di carta studiati e in biblioteca relegati. Non sempre è indispensabile gettare nero su bianco. La tua memoria, storia e nelle emozioni, nei corpi, genera cause, produce effetti, condiziona comportamenti. Sei presente ogni giorno e ricordi chi siamo, cosa facciamo, dove andiamo. Come una madre benevola ci educhi e ci avvisi che se non cambiamo subito coscienza, riempire un inchiostro il foglio senza mai riuscire a voltare pagina. Ringrazio di nuovo Lucio Vitullo, Maria Gabriella Ciaffarini, Sandra De Felice, Assunta di Basilico Sicchetti e Lucia Zito. Annalisa, abbiamo ultimato con la lettura delle poesie. Qual è l'augurio che tu fai a te stessa e agli altri? Questo filo che ci lega tutti quanti. Allora, due parole. Come vedete sono stata molto breve, spero di aver detto cose che arrivino al cuore, perché veramente la cosa più bella secondo me è l'augurio che faccio a me stessa e a voi e a tutta l'umanità. La cosa più bella è ritrovare e restare nella nostra natura umana,
al di là di quella che è l'intelligenza artificiale e la tecnologia, che sono soltanto strumenti e devono essere solo strumenti messi al servizio dell'humanitas. Riscopriamo l'humanitas. Grazie a tutti voi, vi voglio bene. Ringrazio Piacentino, cioè tutti voi, Monica, Francesco, Aurelio, dov'è? Aurelio, e di nuovo grazie. Siamo noi a ringraziare te Annalisa, quindi facciamo un applauso un po' più forte per Annalisa, che una volta organizza questi eventi meravigliosi e che mette il bene degli altri sempre prima di tutto, quindi grazie ancora. Ringrazio di nuovo Daniele Calil, proprietario di Stella Marina, ringrazio Piacentino, ringrazio tutti voi che siete qui e vi ricordo di acquistare il libro, costa 12 euro e il ricavato sarà devoluto in beneficenza per la ricerca delle malattie autoimmuni. Se vuoi aggiungere qualcosa vai. Allora in realtà non 12 ma sono 10 euro perché le spiccioli, chi si sente, danno fastidio le spiccioli, chi si sente di acquistarlo, siccome sapete, molti di voi sanno che ho una malattia tumore importante e la ricerca non va avanti, se non c'è da parte delle case farmaceutiche un congruo diciamo lucro, ed è uno scandalo. Purtroppo questa è la situazione, desidero devolvere l'eventuale ricavato appunto alla ricerca, perché comunque i nostri ricercatori vanno avanti e veramente dobbiamo tanto a loro perché salvano vite umane. Grazie. Grazie ancora a tutti.